la gioia di tutti i bambini e non solo, oggi andremo a realizzare la calza fatta di frolla, ma non frolla semplice, la frolla ripiena con Nutella. A voi il video! E si comincia subito! In una ciotola abbiamo 500 g di farina 0 oppure 00 e andiamo ad unire 200 g di zucchero semolato. Questa ricetta è molto molto semplice della frolla perché si mette tutto in una sola volta. Poi mettiamo la grattugia di un limone, potete mettere anche altri agrumi naturalmente, due uova medie e poi 250 g di burro a pezzetti. Io lo metto freddo da frigo, quindi una volta messo il burro andiamo a mescolare il tutto, amalgamare tutti gli ingredienti fino a formare una palla. Una volta raggruppato tutto l'impasto, lo metto sul piano di lavoro e vado a formare un bel panetto. Ora lo metto nella stessa ciotola dove abbiamo impastato, oppure avvolto in una pellicola, chiudo con coperchio e vado a mettere in frigo per 30 minuti. Ci vediamo dopo. E una volta che la frolla ha riposato, andiamo a mettere sul piano infarinato e anche il mattarello leggermente infarinato. Vado a picchiettare prima da un verso e poi dall'altro e vado a stendere da uno spessore di 3-4 mm. Una volta ottenuto un bel rettangolo, naturalmente se occorre potete spolverare con della farina, eccola qua la forma della calza. L'ho realizzato con un foglio da album. Ve la faccio vedere bene in modo da darvi uno spunto se volete realizzarla. Ok, ora che faccio? Vado a sovrapporla su una parte della frolla, cercando di sfruttarla al meglio per poter mettere poi la calza nuovamente da questo lato. Allora, che facciamo? Con un coltello vado a ricavare la forma. Ok, ho ottenuta la prima parte. Guardate, o lo mettete da questo lato, tanto la frolla è abbastanza, oppure da questo. Aderisco e vado a ritagliare l'altra parte della calza. Ora tolgo la forma della calza, tolgo la pasta in eccesso, questa servirà dopo per realizzare delle stelline, tutto ciò che vogliamo noi, un cordoncino, vedete? Ed esce fuori la forma della calza. A questo punto prepariamo una placca rivestita da carta forno e se occorre andate a sollecitare con una spatola la vostra calza o altrimenti se viene bene la prendete e la sovrapponete sulla placca. In questo modo la adagiate per bene. Ora prendo l'altra parte della calza, la metto qua. Mi passo la placca rivestita da carta forno in questo modo, in modo che voi vediate perfettamente. Eccola qua. Ora prendo un uovo e lo vado a sbattere con lo stesso pennellino. E vado a spennellare tutto il bordo della calza. Ora andiamo a farcire con Nutella o crema spalmabile quanto basta, mettendola al centro e facendo attenzione di non arrivare fino al bordo, altrimenti fuoriesce dalla calza. Ed ora prendiamo l'altra parte della calza e cerchiamo di sovrapporla precisamente. Eccola qua. Quando siamo sicuri che l'abbiamo sovrapposta perfettamente, andiamo a pigiare con le dita sui bordi. Ora prendete o uno stuzzicadenti di quelli grandi da spiedini oppure questo, quelli che si usano per mangiare cinese e andate a impunturare su tutta la circonferenza della vostra calza. Questo sembrerà una cucitura vera e propria. Ora ho messo da parte la nostra calza e vado a stendere nuovamente la frolla per poter realizzare cordoncini e stellette, quello che volete voi, tutto a vostro piacere e della vostra fantasia. E come vedete ho realizzato dei cuoricini, forma di alberello, delle stellette. Prendo la forma di alberello e la vado a spennellare. Spennelliamo tutta la superficie, sempre con lo stesso uovo di prima. E vado ad applicarlo qua.
applicando la parte dell'uovo sulla calza. Premiamo leggermente e come ho fatto questo mi vado a fare tutte le altre. Ora vado a spennellare sul bordo o da questa parte o da questa parte. Ho creato un cordoncino semplice semplice e vado a mettere la metà giusta al centro del lato e vado a creare guardate, fate questo lavoro. Prendete le due estremità, le portate al centro e schiacciate. Ora un altro cordoncino, sempre stessa cosa, guardate, pigiate al centro e attorcigliate e create un fiocco, semplice semplice. E a questo punto vi potete sbizzarrire come volete, mettendo delle codette, sempre spolverandole un po' se mettete le codette spolveratele con uovo, se mettete invece queste palline colorate non c'è bisogno. Perché potete semplicemente sovrapporre, vedete? Guardate, ne mettete una ogni tanto, sempre se vi piace, oppure le codette, oppure altri tipi di decorazione. E abbiamo terminato. Ora la portiamo in forno preriscaldato, ventilato a 170 gradi e andiamo a cuocere per 15-20 minuti. Mi raccomando, ogni forno a sé, non lo dimenticate mai. Ci vediamo all'assaggio! Bambini, guardate che bella questa calza, guardate che spettacolo, guardate, proprio si è mantenuta intatta, bella colorata e con le palline argentate anche. Allora, io devo fare l'assaggio, che poi bambini, ma anche grandi, vorrei proprio vedere. Vado a fare il taglio e lo faccio al centro. Sapete, no, che questa frolla è meravigliosa, la mia mitica frolla. Ve lo faccio vedere. Guardate l'interno. Allora, facoltativo e il lievito, lo dico ogni volta. Se voi mettete il lievito per dolci, ciò che realizzerete tenderà a gonfiare, ma io preferisco che sia bella, intatta, integra e non troppo gonfia, troppo pastosa. Vi faccio vedere anche la Guardate. È bella. Guardate. Eccola qua. E vado a tagliare una fetta. Tenete conto che questa è la frolla dove quella che io faccio sempre biscotti, anche su Facebook, quando vedete che pubblico biscotti anche striati con della cioccolata fondente bianca, quella che voi vedete quando pubblico anche nelle storie, è questa, è la mia mitica frolla. Guardate. Il sapore, chi ha assaggiato questa frolla sa già di cosa parlo. È meraviglioso. Chi fa questa frolla si innamora, veramente. Sapete quanti mi chiedono la mia frolla quando pubblico i video, anche le storie? Meravigliosa. Bellissimo. Allora, avete visto? Abbiamo realizzato la calza della Befana, Epifania. E si dice no? Pasqua è Pasqua. Aspettate, come si dice il proverbio? Me lo sono dimenticato. Pasqua, Epifania, tutte le feste porta via. Però poi si pensa ad altre cose, si pensa ad altre festività, si pensa a fare le ricette. Quindi con questo io vi lascio. Fatelo per i vostri bambini, fatelo insieme ai vostri bambini perché è davvero molto molto simpatica da fare. Grazie a tutti di cuore. E passate una buona festa della Befana a tutti. Ciao!